is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Buonasera, papere! Questa sera faremo sesso con minorenni! Dunque, siamo pronti alla serata. Stasera abbiamo tante belle cosine da guardare. Scusate. Chiedo scusa. Ok, ci siamo. Danny, grazie per il 22 partito. Grazie di sale. Che succede? Niente, scusa, era un attimo di... Scusa, avevo dimenticato le pastiglie. Chiedo scusa, non volevo... essere troppo aggressivo o troppo però aspetta, questo che cazzo prova? Buonasera, papere, benvenuti all'Aspin Hotel. Questa sera farò sesso col vostro buco di culo, che lo vogliate oppure no. Ehi, mi fa sempre piacere avere nuovi arrivati al mio manicomio. Hai ragione.
ragione, il volume è un pochino alto. Dovrei cercare di parlare un po' più piano. Ma non voglio parlare piano! Pensiamo ai vostri anni! Il volume era effettivamente un po' fortino, effettivamente, ma pensavo fosse un po' più basso, non so perché ha deciso di metterlo così tanto. Volume e voce, forse è meglio abbassarlo un pochino, perché Cristo Dio, a 80 vi spacchi. l'hanno messo adesso l'effetto della radio. Mettine altri, ma in realtà come si fa a, non te lo voglio dire, fottiti, non lo saprei mai, aspetta un attimo, prima di scoparti e farti capire come si fa, fammi controllare che le cose che ho preparato siano tutte in ordine, credo di sì, e praticamente niente, in realtà è voice mode. È semplicemente voice mode, hanno messo la voce, come si dice, Radio Demon, si vede che volevano implementare la voce di Alastor, solo che ogni volta per farlo partire devo farti così. E devo mettere il muto su OBS, è ancora ultimo, è un po' alto, per essere, è ancora alto, dove cazzo devo andare perché non sia alto? Così ancora alto. Ma è alto di base. Non riesco ad abbassarlo. Così va meglio. Così più o meno dovremmo esserci. Buonasera, papere. Benvenuti in questa nuova live infernale. Allora, questa sera abbiamo tante cose belle da vedere, così tante cose interessanti. Comprese le foto dei vostri cadaveri che stuprerò tutta la notte. Sì, la musica, non so perché. Devo abbassare anche la musica perché è un pochino alta anche quella. So, sai cosa? Sai qual è il problema? Il problema è che io mi sento parlare. Cioè, nel senso, il problema è che io mi sento tantissimo parlare con la mia voce sotto. Quindi faccio fatica perché mi sembra di... Mi sento doppio. È un po' un problema. Non saprei bene come riuscire a mettermi muto. Cosa sta succedendo? Niente, Coins, niente. Ma prima devi darmi la tua anima. Allora... Andrea ti parla con la voce di Alastor. Credo di essere appena venuto più volte. Mandami una fotina della tua sborra sulle mutande. Comunque no, non è la voce di Alastor, è la mia. È solo in versione radio, ma non è la voce di Alastor. Se ti sembra la voce di Alastor sarà una percezione illusoria, perché non è la voce di Alastor, è la mia. È la mia in radio. Sono identico, in realtà sono io il doppiatore. Non lo so, però non è alterata. Non c'è la voce di Alastor sotto, è la mia in versione radio. Alastor del 1988. E comunque sei Alastor per i modi di fare, non solo per la voce alla radio. Non so se considerarlo un complimento o un insulto, considerando che praticamente anelo alla distruzione di tutto l'universo! Ma comunque... Allora... Torniamo a noi e lasciamo Voice Mode un attimo in pausa, ma altrimenti non ne usciamo più. Lasciamo Voice Mode un attimo in pausa. No, ragazzi, cioè vi scasso i timpani così facendo, voglio dire. A parte il fatto che, ripeto, faccio fatica a parlare, perché mi sento... Il Claudia, grazie, 17, Martino. Io mi sento parlare. Faccio fatica perché mi sento parlare. Io sento la mia voce che rientra nelle orecchie, è una cosa incredibilmente fastidiosa. Allora... Adesso, stasera, abbiamo tante belle cosine da vedere. Non è vero, io sono uno streamer finito, ho perso tutto, non ho più niente da portarvi, continuerò ad annaspare in attesa che la mia vita giunga al termine. Allora, Twinner non ha fatto uscire niente, peccato, avrei voluto vedere altri casi umani. Però, sai cos'è che volevo vedere? Io volevo vedere, per iniziare, Dumbest Criminal. Volevo vedere un po' di criminali che fanno i deficienti e fanno... Finalmente l'hai capito, ma
Loki, non preoccuparti, io ho sempre una soluzione alternativa ai problemi, tu non ti devi preoccupare. Quando smetterò di fare lo streamer, probabilmente mi potrete assumere per assassinare persone in giro per il mondo. Non è... so fare molte cose, non preoccuparti. Ho svariati talenti e molti di questi comprendono il mio cazzo, quindi... Tette, sì, ma non credo sia questa la questione principale. We all do dumb things at times, but luckily people... Ma scusami, no, scusami, aspetta, chiuditi, dio bestia, tanto il volume qua. People usually forget it. We all do... Scusa. Dumb things at times, but... Ah, ok, no ragazzi, vi giuro, per un attimo avevo pensato che si fosse messa la bottiglia nelle pere. But luckily people usually forget about them pretty quick. Well, unless they're... Legal, or on camera, or on the internet. Alcuni, tra l'altro, mi ricordo di averli visti. Wherever they're retrieving those stolen items from, there's a lot of room in there. Vedi che la vagina è una tasca? Io ve l'ho detto. Io ve l'ho detto. Vedi che la vagina è una tasca? E voi non ci credete. Guardate, hanno nascosto tutto nelle vagine, vedi? Guarda, vedi, l'ha tirato fuori tipo... Vedi, ha tirato fuori una bottiglia di Dom Perignon del 47 dalla faiga, poi ha tirato fuori un calendario, un intero salame, quello proprio bello, quello con tutti i pistacchi di Bronte. Vedi che è una tasca incredibile. Guarda lì, patatine, uno shampoo, un deodorante. Ecco qua anche il bagno schiuma, l'olio di cocco. You've gotta give her credit. This is a genius way to steal jeans. Allora, guardi, io le dico la verità, le darei personalmente, con tutto l'amore possibile, il premio. Gli darei questi jeans in omaggio solo per essere riuscita a mettere dei jeans sui jeans. Ragazzi, non sottovalutate, cioè questa signora ha raggiunto un achievement che si riteneva impossibile per la fisica. Cioè, un jeans sui jeans, ma voi avete idea, non gli passerà più il sangue nelle gambe. Cioè, questa signora probabilmente ha le gambe che sono completamente bianche. La circolazione sanguigna è stata azzerata. Ma quanti cazzo... Raga, ma che cazzo dici? Ma quanti... Ma come cazzo ho fatto? Ma io non riuscirei a mettermene due. Ma quanti cazzo ce l'hai messi? Meglio Dio, grazie per i 18 mandi. With the way this... Ma che cazzo è? Ma come ha fatto? Ma sarà pesata 32 kg, cioè era un ex eroinomane, perché non si spiega, oppure era un morto vivente senza circolazione sanguigna. This guy looks around nervously and didn't bring the right size jacket. Buonasera Andre, come stai? Questa bene, sera palattino. Doppia donazione perché hai un cazzo da 10. E perché vorrei chiederti se mi potresti fare una benedizione, che domani ho l'esame pratico per la patente. Ti benedico. Grazie palatino. Mille di tutto ciò che fai. Grazie mille per i 200 cir. Ti benedico, palatino. We're gonna say that he isn't a professional art thief. Che cosa? A professional art thief. Bring the right size jacket. We're gonna say that he... Io ora capisco non essere laureato in ingegneria meccanica, però voglio dire, non mi sembra complesso capire che un quadro più largo del tuo torace non possa entrarti nella giacca. Voglio dire, non credo serva una laurea al MIT, un master in ingegneria meccanica, per riuscire a capire che non entra. He isn't a professional art thief. Ah, così. Ah, lo mette... Così, lo abbraccia, lo sta scopazzando. If you're having your nails done, then you might want to be careful where you leave your rings. L'anello? When you look everywhere for... non ho visto, non ho capito, scusa. People watching you? Except towards the guy with the camera. You can put it all back now. Yeah. You probably should... La signorina si stava fottendo i vestiti, c'era un tizio lì con la telecamera. Salve signorina, buonasera. Sì, salve, sì, è un piacere vedere come sta cercando di rubare. Che figura di merda. No, non è solo la figura di merda, è anche il pericolo che il tizio decida di chiamare completamente a caso la polizia. All of it. This guy holds up convenience stores the same way a mime would, with his finger. Take out the f***ing...
Yeah. Zio, ma sei cioè, you probably should, shouldn't you? All of it. This guy holds up. Guarda, guarda, fate dietro. Guarda, questo tizio ha la ha la pistola, ha la mano in tasca, ha la mano in tasca. Attenzione, guardate il trucco di magia alla Copperfield. Convenience stores the same way a mime would. With poi, his finger. Poi ha fatto così. È una pistola. Ve lo giuro, è una pistola. Ve lo giuro, è una pistola. Dammi i soldi, dammi i soldi, bastardo. È una pistola. Non ci credi, non ci credi, stronzo. Guarda. Questo è un cannone anticarro, pezzo di merda, dammi tutti i soldi che hai. Attimo. Cazzo. Surveillance video shows he's not packing a whole lot. He does appear to have something in his hand, maybe a... Ma cos'è, uno spazzolino? Cos'è, un dentifricio della menta? Pen, maybe a straw, but probably nothing he can shoot anyone with. What offense was... Vabbè, in quel caso, vabbè, gli dai i soldi giusto per non rischiare, però effettivamente... Is he arrested for? Stealing a fence. Perché? Posso chiederlo? Perché? Buonasera, grandissimo Re Papera. Perché stai rubando Maringhia? Posso farti una domanda? Se posso fare dei video con le tue live? Sì. Perché sto imparando Premiere Pro, ma mi manca la materia prima per esercitarmi. Sì, figura di certo che puoi. Se vuoi poi posso metterli nel social dei meme per donarti del contenuto. Non preoccuparti. Oltre al mio tipo. Mi scuso per il messaggio lungo. Grazie, Cirmatino. Ragazzi, perché si sta rubando una ringhiera? Io non sto capendo. When you're so good at escaping, you don't even care if you're being watched. Questo l'avevo visto, ragazzi, questo l'avevo visto. Io questo qui sinceramente non l'ho capito. Cioè, questo qui era in un tribunale, mi pare in Russia. Era un indagato, uno che doveva essere, che doveva aspettare il processo, e aveva messo in questa gabbia qui di vetro in attesa di essere preso e portato al tribunale. Ma era già al tribunale. Cioè, questa persona... Io non so quale connessione di pensieri, voleva scappare da questa fessura circondato da agenti di polizia in tribunale. Io non so esattamente che cosa volesse fare. Sì, ma dove vai? Cioè, non è che... Or in court. Not every thief. Poi ovviamente ha provato a scappare dal soffitto, l'hanno acchiappato dopo 2 secondi perché i poliziotti non sono ciechi, erano lì. L'hanno preso dopo 5 secondi. Sai com'è? Se evadi davanti alla polizia è un po' un problema. Can afford a getaway car. Yes. Giustamente, quando sei un ladro pieno di inventiva ma sei anche povero, rubi un bancomat e cerchi di scappare su uno spostapoveri. Salve autista, sì, aspetti che... Ah, quant'è il biglietto? Un attimo che... grazie. Mi porti alla fermata? Some have to take the bus instead. At least he's got plenty of cash on him. Potremmo fare i soldi insieme. Sto cercando di corrompere l'autista. This is pretty clever. But... Avanti, ti do il 20%, fammi salire. Il 30, va bene, il 30. But where do you buy shoplifting pants? And do you even bother to pay for... Swifty, grazie per i 27, Baladino. Cioè, questa signora ha portato il concetto di essere un canguro al next level. Cioè, ha preso una sorta di mutandone, di leggings, di non so che, ci ha fatto una tasca e ci ha messo dentro... Vedi che non lo metto nella figa? Sì, lo metto nella figa, è che stanno uscendo dalla figa e vengono fuori qua. È come i maghi che tirano, no, i fazzoletti annodati, vedi? È come i maghi che tirano i fazzoletti annodati, è uguale, per tirarlo fuori, è tutto, parte tutto da lì. Hai visto? Ta-da! Magia! Signora, voleva far credere che era incinta o era semplicemente, diciamo, post-cena natalizia? This guy might not be a successful ATM thief, but he's definitely got a future in slapstick comedy. Sì, l'avevo visto sto video. L'ho visto sto video. Ragazzi, qui Willy il Coyote può accompagnare solo. Cioè, questo qui rompe il vetro,
Not be a successful ATM thief, but porta dentro la catena, penso per legarla alla cassa, al bancomat, a qualcosa all'interno di He's questo. He's definitely got a future in slapstick comedy. La catena si stacca, lui non se ne accorge, se ne va via sgasando. Ma voi immaginatevi la mattina quando arrivano gli inquirenti al proprietario che vedono questo filmato. Vabbè, io ho sempre detto che i ladri sono stupidi come la merda. Ma... You should never run from the police. Ottima especially idea. If the police officer in question is a much better runner than you. She thought she had two great ways to distract the clerk while she was shopping. Diciamo che ha estratto la mercanzia perché voleva distrarre il negoziante. Uplifting. Unfortunately, she was wrong. Signora, ci ha provato. Sfortunatamente, signora, lei sottovaluta. Non tutti gli uomini mettono le tette al primo piano. Al primo posto, volevo dire. Alcuni uomini sanno apprezzare più l'alcol delle tette. Signore. Vabbè, voglio dire, non è... Non è mica sempre detto... Potrebbe anche essere gay, in effetti, però secondo me, magari era solo un estimatore di alcol, quindi... For some strange reason, this guy thought he could steal cash from ATMs by pouring drinks into them. Maybe because he'd been pouring too... questo voleva rubare i soldi dal bancomat cacciando l'acqua. Cioè, se io sono il tecnico del bancomat, io il giorno dopo ti do tante di quelle testate nei denti che ti faccio un servizio odontoiatrico completo gratis. Ma che cazzo butti l'acqua? Too many drinks into himself. E che cazzo sospettava che succedesse? Che partissero le scintille e quello esplodesse lanciando dei soldi? Non ho capito. Ah, yes, the old burglary... Questo l'abbiamo visto, ragazzi. Questo qui l'abbiamo visto. Per me non verrà mai battuto. Questo qui, per me, ad oggi, è ancora il best of dei ladri imbecilli. C'è uno che cerca di entrare dalla finestra e qua non c'è il muro. Per me questo è imbattibile. Technique of ripping out the window of a doorless garage. Per me, raga, questo qui è imbattibile. Io non so. I bancomat hanno un sistema per rilevare forti urti e in tal caso spruzzano inchiostro nero per sporcare e rendere inutili le banconote. No, non sono un ladro, ma chiacchierato col direttore della mia banca dopo la seconda rapina al bancomat, lacrime di gioia. Riferito alla clip di prima. Ah, ma lo so, ma non è solo quello, buttare dell'acqua dentro. And now we get back to the crossover world of breaking Andre, and entering. Andre, se indovini il mio compleanno ti regalo 333 sub. Minchia, c'è una possibilità su 365. Io dico che è oggi. 20 febbraio 2024. Aspetto la risposta. È una possibilità su... No, vabbè, ho perso. Mixed with slapstick. Ci ho provato. Cosa ho visto, scusami? Te l'avevo detto ieri. Lila, io sono un uomo, ma secondo te mi ricordo le date? Sarà domani o dopodomani? Sarà domani o dopodomani, uno di questi. Lila, io sono un uomo, ma secondo te io mi ricordo le date? Faccio fatica a ricordarmi le date dell'anniversario mio e di Naomi quando ci c'è il suo compleanno. Cioè, figurati, sono un uomo io. Che cazzo se le ricorda le date? With slapstick. Te lo richiederò, va bene, me lo segno. 30 dicembre. Cosa è successo? Non capisco. Cosa è successo? Ma perché ha girato il... C'era Mussolini in televisione. Perché ha girato la TV? Ma poi cos'è sta roba? Cos'è successo? Contro cosa? Ma cosa cazzo? Ma che cazzo stanno facendo? Ma cosa? Ma ragazzi, che cosa? Always remember to unplug the items you're stealing. Oh, and don't pick the day that an amateur wrestler is on duty. Bicchia, oh, attenzione, l'ha placcato! Oddio, santissimo! It's a little known fact that doors are a bike thief's worst enemy.
Se avessi fatto con calma, nessuno avrebbe neanche lontanamente sospettato, cioè hai letteralmente fatto tutto di fretta sperando di far passare una ruota orizzontalmente in un'apertura verticale sotto, vabbè. I don't want to harm them, I just want their things. If you need a un ladro, non voglio farti male, voglio le tue cose. Adesso spero che la signora si alzi in piedi e fa, gli dia la carta in versione del giro di uno e fa, adesso tu mi dai le tue cose. Max, grazie per il tuo. Zio, ma sei sicuro? Cioè, la signora, adesso io non per dire, però lei mi sembra di 12 kg, non ha un coltello, non ha una pistola. La signora qui seduta a me sembra un divano letto, cioè io credo che la signora... Yes. Learn this, you can't even understand it. What is this? Cioè, la signora mi sembrava parecchio grossa. Cioè, nel senso... Impressive chase. This guy decided to make life easier for the elderly cop. Behind him by making life much harder for himself. Perché? Perché hai preso le scale mobili? Perché? Literally caught behind him by making life much harder for himself. Ma cazzo, ma ne avevi due? Ma perché hai preso le scale mobili che vanno all'ingiù? Giga, grazie. Guarda il poliziotto che è lì che... corri, coglione, corri! Sì, sì, bravo! Corri, coglione! Io se fossi stato nel poliziotto, qua di solito, nelle scale mobili, qui di solito, nelle scale mobili, non so se lo sapete, ma più o meno è qui, c'è la possibilità di stoppare, far partire, e io non so perché, credo che esista anche la possibilità di aumentare la velocità. E io avrei messo tipo velocità massima all'indietro. Così, wiu! Vola di sopra. Yes, breaking into a bar with a keg is ironic, but not more ironic than the door being unlocked the entire time. Ma, scusa, ma... ma porco Dio! Ma scusami! Ma non bastava... Madonna mia, se sono stupidi i ladri, porca troia! Ma cazzo, ma prova almeno, idiota di merda! You've been caught stealing at a store before, you'll have more cameras on you than Hollywood. Zio, io ho capito che sei nero, quindi di base avete dei piselloni giganti, però... Cioè, cercare di mettersi una sorta di thermos nelle mutande comincia a essere un po' sproporzionato anche per te, cioè... The A-lister. If there's one thing female shoplifters have in common, it's very roomy. Hai visto che si è messa due birre nella patata? Hai visto? Ve l'ho detto che è una tasca straordinaria. Avete visto? Le ha messe una dietro l'altra, tanto la profondità c'è, e di conseguenza mantengono anche fresche. Underwear. Todo, todo. Todo, todo. Signora, quanto... Why use a boring old balaclava to cover your face when you can wrap it in toilet paper instead? Scusa, ma come fai a vedere? Scusami. Ma come fai a vedere? Ah, ok. Ma mica che maschera di... mica che maschera di merda per non farsi riconoscere. Cioè, la carta igienica rotolata in faccia. Is this a theft? Or does she just have a vendetta against fruits and vegetables? Ma perché? Ma perché? Ma che stronzo, ma... A not too subtle bit of shoplifting here, which is foiled by a not too subtle voice from a walkie-talkie. Ma da dove arriva sta voce? Alright. This guy... Da dove è arrivata questa voce, scusa? Chi gli ha parlato, scusa? ...is not only breaking into an occupied house in broad daylight, but is also nice enough to let the police know they've got him. Ma scusami, mi puoi spiegare che cazzo stai facendo? Cioè, scusami, ma
Scusami, che cazzo di connessione di pensieri ti ha portato a pensare? Cerco di rompere in una casa di giorno quando sono tutti svegli e ci sono delle persone all'interno. Ma che cazzo di idea è? Cioè, ma fai ma perché un piede di porco avrà fatto un casino della Madonna? Cioè, come minimo si è affacciato tutto il vicinato. Ma che cazzo di idea è? You're about to see footage of two men threatening a man at gunpoint. And then running away terrified? Wow, what weapon did he pull out? Is it officially a crime to lick a doorbell? Maybe not. But it's probably still a good idea to phone the police. Oh, ragazzi, voglio dire, chi siamo noi per stare a giudicare costui? Mentre che quest'uomo avesse una strana attrazione sessuale nei confronti dei citofoni, ah raga, oh, se a lui piace limonare i citofoni, sarà un cazzo... Se a lui piace limonare i citofoni, sarà un cazzo... After getting sick of porch pirates, this couple bought a Ring doorbell. Hey, put that down. And it seems to work. Dude, I just stopped someone from stealing my package. Ma in America la gente è normale che attraversi il vialetto prova a fotterti le cose. Time wasn't of the essence for these two criminals as they leisurely smashed the window. Who's gonna smash the wing? Engine boost activated. Windows of this car, helped themselves to some items within, and then had a nice, chilled out walk away as the cops hurtled towards them. Ma che cazzo? The internet. Ma in mezzo alla strada. In mezzo alla strada. Is full of prank videos, but this guy makes a point of pranking thieves. Ciao. The cops need better. Dai, non è vero! Poi mi spingono a bengar, non è? Dai, non è vero! Dai, non è vero! Non è vero che l'hai chiuso dentro! Ma io impazzirei. Io comincerei a frenare, accelerare, fare le curve fortissimo! Dove ce la fai? Dai, cazzo! Bro! Sai come si diverte dietro, cazzo? Un milkshake, li shakerò gli organi interni, li faccio finire i reni nei talloni, il pancreas sul gomito, il cuore in testa. If you're a rotating meat thief, you should probably invest in some gloves. Zio, sì, brucia, è carne cotta, idiota, cioè... Ma poi ti volevi fottere un kebab? Questo qui, ragazzi, era un'infame chimica pesantissima. Questo qua era uno che aveva una fame chimica pesantissima. Era uno fatto a Bologna con una fame chimica fuori dall'ordinario che voleva fottersi un kebab. You should probably invest in some gloves. When you end up in jail, before you go to jail. C'era un ladro dentro. Fuck, I'm stuck. Credo che la persona non si aspettasse che durante una rapina all'interno di un negozio uscissero tutti chiudendolo dentro con le grandi. Adesso praticamente il ladro è incastrato nel negozio. Che cos'è la fame chimica? Shh, niente, Elettro, non è niente che ti debba interessare, non sono cose che i minori dovrebbero sapere, non... lo capirai appena cercherai un lavoro, adesso non è ancora il momento, tranquillo. Comunque, se interessa saperlo, è quella sensazione di fame illusoria che accade, che appare, che avviene, che si crea a seguito dell'utilizzo di determinate sostanze psicotrope, tra cui la tetraidrocannabinoide, ovvero THC, presente nella marijuana. In poche parole, quando ti fai i cannoni, l'aumento di l'accelerazione del battito cardiaco
cardiaco e l'accelerazione del metabolismo conseguente, a, oltre a svariate altri processi chimici derivati dall'assunzione di THC, promuovono l'appetito e ti viene una fame della Madonna, quindi... Quindi anche il sesso fa fame, certo, il sesso fa venire una gran fame. Il sesso fa venire una fame della Madonna. Louis Vuitton bags are very expensive. Sì, ma scusami, ma come fai a non distinguere una porta da una vetrata? Vuitton bags are very expensive. And so is the armored glass they use in their store. Eh no, non l'avrei sfondata perché ha detto adesso è vetro rinforzato. Non l'avrei sfondata neanche pregando, è vetro rinforzato. Questo ragazzo è svenuto. È inutile che te lo ingroppi, zio, è svenuto. Cioè, voleva romperlo. Ma zio, ma sei pazzo? Cioè, ma scusa, ma guarda che anche le vetrate dei negozi normali, ma non le spacchi lanciandotici contro, eh. Cioè, ma sei fuori. Guarda che se tu vai anche nei negozi un po' normali, non i negozi quelli chic, i negozi normali di abbigliamento, di borse, di occhiali, il vetro, se tocchi, non è un vetro, uno specchio. Cioè, se ti ci lanci contro, non è detto che lo rompi per forza. This guy's like a weird version of Robin vetro. Hood. He steals money and then gives it straight back to people. Allora, carino, per rimanere in tema, quali sostanze magiche non fanno il metabolismo? Grazie per il giro, Yang. Quali sostanze non accelerano, immagino che fosse... Oddio, non ne sono sicuro, Yang. Non ne sono sicuro. Credo che l'eroina non acceleri il metabolismo. Però non sono... La cocaina, oddio, ti fa aumentare il battito cardiaco. Quello forse sì. Non saprei dirti, sinceramente. La meth non credo, però dovrei... Ora questo non lo so, di preciso. Che gentile, ragazzi. Guardate, è stato un gentilissimo, però. Si è fottuto i soldi e l'ha lasciato in giro per... Che carino, dai. Guarda tutti i dipendenti che vanno fuori. Oh, vaffanculo mio! Gentile ladro. Ridiculously brave people decided to disarm this gunman, but it didn't happen quite as flawlessly as it does in the movies. Raga, ma che cos'è sta roba? Ma che cos'è sta roba? Cioè, ma che cazzo? Non vediamo nulla, ma non c'è nulla da vedere. Cioè, questo è il problema. Io ti sposto la cam. Hai presente alle elementari quando facevi la rissa alle elementari? Uguale. Decided to disarm this gunman, but it didn't happen quite as flawlessly as it does in the movies. Ma che cazzo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Scusami. Era la buccio, ma veramente sembrava una rissa geriatrica. Che cos'è questo? When a shortcut leads you to the long arm of the law. Mi hai spento. Proprio diretto così, però vabbè. Robbers fell for the old locking the thief inside the shop routine. But they also had to deal with a group of people heckling them from outside. Questo l'avevamo visto, me lo ricordo, che li aveva chiusi dentro. I can't get you out of here! Li aveva chiusi dentro! Ma si sta Yeah, this guy... Delivero tutto il gusto a casa tua. 14 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Con un sistema cooker puoi avere immediatamente... Veramente... Veramente si chiama cooker. Non farò nessun doppio senso in merito a questo cooker. Di acqua bollente. Cooker. Cooker. Cazzala. Dalle il cazzo. Cooker. Cooker, dalle il cazzo, cazzala! A 100 gradi, a
acqua frizzante. Frizzellala. Isn't the best burglar we've ever seen? He hasn't even bothered to put his coffee down. When you're much better at making excuses than you are at stealing. Ma che cazzo? Hai grob, grazie per 25 than you are at stealing. Cosa stai dicendo, che qualcuno gli ha rubato? It's pretty embarrassing when you have to get rest. Ma veramente. Porca troia. Oh, comunque ci avete fatto caso che i ladri sono scemi come i bambini? Avete fatto caso che i ladri sono scemi come i bambini? Sbagliano apertura delle porte, tirano testate, si incazzano. I ladri sono stupidi come i bambini. Veramente, sono stupidi come i bambini. Rescued by the cops before you get arrested. Oh, d'altro canto, se fossero stati intelligenti non l'avrebbero fatti i ladri. Arrested by the cops. No, so yeah. Andre, stavo studiando biologia e ho letto sul libro che i trigliceridi danno più energia dei carboidrati o delle proteine. Quindi se devo fare sport devo mangiare di merda, così avrò più energia. La dieta è tutto un complotto dei poteri forti. Ragazzi, dovete ingrassare e diventare 200 kg. Ovviamente si scherza. Se volete morire usate altre tecniche più efficaci. Grazie per il cirvatino. Il problema, Jacopo, sai qual è? Il problema è che giustamente la biologia ti espone come è strutturata il nostro corpo in una situazione in cui l'intelletto non è presente. Quindi nel caso di queste persone, Maria Sofia per dire... Di conseguenza il nostro corpo è ancora progettato per far sì che determinati alimenti zuccherini ci diano l'energia necessaria a inseguire le prede. Ma grazie al cielo abbiamo l'intelletto e la tecnologia, e il massimo che dobbiamo inseguire adesso sono i filetti preconfezionati nel reparto macelleria dell'S Lunga. Quindi voglio dire... Quindi non Maria Sofia. È más seguro che salga If you even steal a small item, you might get a broken butt bone for your trouble. Anche le femmine. No, dipende, in realtà non è così, non è così, dipende. In realtà le femmine sceglievano i maschi più adatti all'epoca. Sceglievano il maschio che portava la maggior quantità di bistecca. È così che funzionava. Era un bel sistema di rimorchio, effettivamente, all'epoca, perché è un sistema di rimorchio che assolutamente approvo. Cioè, la femmina te la dava se riuscivi a portargli una quota giornaliera di fiorentina. E a me questo sistema piace un sacco, perché effettivamente è un bel modo di sedurre. E comunque con quello che costa le fiorentine, tra l'altro... Adesso i tempi sono cambiati, quindi... A lot of thieves try to avoid cameras. Some, however, try to mug people on live TV. Credo ti abbiano visto lo ti abbiano visto lo stesso. Así como ustedes pueden ver en este momento, ti hanno visto lo stesso. Sì, noi siamo ancora in evoluzione. È difficile stabilire come diventeremo nel futuro, però sì, l'uomo si sta ancora evolvendo. È probabile che diventeremo simili agli alieni, è probabile. Probabile diventeremo simili a come noi raffiguriamo gli alieni. Craneo più grande per ospitare un cervello maggiore, massa muscolare ridotta per via del fatto che non la useremo sempre di meno, occhi grandi e dita allungate per utilizzare tecnologia. È probabile che ci evolveremo seguendo una linea pseudo-aliena o come noi ci siamo raffigurati gli alieni. Che schifo, ho capito, però... L'evoluzione è adattamento all'ambiente, un ambiente tecnologico prevede un'evoluzione tecnologica. Even Spider-Man falls on hard times occasionally and has to steal to make ends meet. Ma dai, Spider-Man, no! Spider-Man, no! Supereroe. Yes, it's another attempted finger gun robbery. Strange how they very rarely work out. Mica, signora, che forza, madonna mia! It's another attempted finger gun robbery. Strange how they very rare. Mica, signora, madonna, che forza! Vaffanculo! They work out. Mica, forzuta la signora! It's hard to mug people when they just couldn't care less. Everybody, get down! Get down, everybody! It's got the mug! Questo è entrato! Avanti, tutti a terra, fuori i soldi e la gente!
Ma che cazzo? E ti credo che è forzuta sulle dita a forza di ditalini, bebè. Effettivamente anche quella è vera. The guy behind the counter even answers the phone. Shh, per favore, può rapinare in silenzio? Ho un cliente al telefono. Per cortesia, può fare questa rapina in silenzio? È una chiamata importante, per favore. È un acquirente dell'appartamento giù nella zona preferenziale. È una roba è grossa. Può star zitto, per cortesia? Quando vai? Quella se ne va. E niente. When you're so- niente a... E niente, gliel'ho data su. 20 soldi! E niente, deluso, non è rimasto. Secondo me ha visto troppi film americani. Credo abbia visto troppi film americani quel tizio. Tutti faccia a terra, credo abbia visto troppi film, secondo me. Credo sia stato un attimo estraniato dalla realtà. Such a big, bad, scary criminal that your reflection just scares you off. Dai, qui il livello di stupidità non è di un bambino, è il livello di stupidità di un cane. Ma dai! Such a big, bad, scary criminal that you... Ma sei rincoglionito! Ma non ti riconosci allo specchio! Ma non ti riconosci come cazzo sei vestito! Ma qui non è neanche stupido come un bambino, è stupido come un animale! Cazzo, ma sei proprio scemo! Her reflection just scares you off. When they got sick of their catalytic converters being stolen, these homeowners had to resort to firearms. Well, okay, paintball guns. Cosa è successo? Here's the world. Non ho capito cosa è successo, cosa stesso lo facendo, ma. Record for person who changes his mind the quickest. Ha sfondato il vetro, ha scavalcato, si è trovato l'orso balosso dall'altra parte. si è trovato l'orso Yogi dall'altra parte, ha detto ok, no, andiamo via. Ha fatto in fretta anche a me. Si è cagato, sì, anche secondo me non voleva finir mangiato. Hey, do you know what's a nice thing to do for your local police officers? Filming proof of all the stuff you've stolen. The video depends. Bravo, zio, bravo. Sei un genio. Become an all-action anime hero in Elsor. Sei un genio, zio, sono un genio, bravo. Filma i soldi che hai rubato, metti tutto su Facebook, mi raccomando, inquadrati anche in modo da dare alla polizia tutte le prove di cui hanno bisogno. Team showing off cash, jewelry, even a car, turns out it's all stolen. They will be back. Bravi, guarda, dei pozzi di intelligenza. In court to face a judge at the end of the month. You've heard of a jack in a box. Ragazzi, è coso, è Snake. È Solid Snake con la scatola in tetto. Ma chi è che per mimetizzarsi si mette una scatola? Una scatola? Ma scusami, ma come fai a vedere una scatola? Oh, well, here's a thief in a box. When you're caught lying by the long arm of the law. Sorry. Merda, che botto! When you're caught lying by the long arm of the law. Boing! Questo ho sempre sognato di farlo io! Ho sempre sognato di farlo io, questo di vedere uno che scappava dalla polizia, metteva il piede. Hey! Sorry, I mean the long leg of the public. Whatever she sprayed on him, we're gonna say it wasn't just perfume. Il tizio credo che non vedrà più per i prossimi 15 anni. Gli ha spruzzato a un centimetro. Just perfume. Gli ha spruzzato a un centimetro di distanza dello spray al peperoncino. Io credo che il tizio non vedrà più per i prossimi 15 anni. This may not have slowed down the escaping thieves.
sono soldi. Ha fatto bene, sono d'accordo anch'io. Ma io ho sempre detto a Nomi di portarsi dietro lo peperoncino nel dubbio. Aiuto! Raga, sono soldi. This may not have slowed down the escaping thieves, but it's... Raga, sono soldi. Adesso inchioda tutta l'autostrada. Mi sa che adesso inchioda tutta l'autostrada. Only brought other road users to a standstill. These thieves... Madonna, quanti soldi! Thieves give new meaning to the word dumb. The man walks up to the glass display case and attempts to open it like it's a wooden crate, using a hammer in the wrong way. The glass decides to take revenge, and she gets domed. My favorite part about this was the fact that she was stealing empty boxes. The products are right... Sta rubando... No, mio Dio, raga. Oh, mio Dio. Sta rubando scatole vuote. Sono le scatole d'esposizione per far vederti il, per farti vedere il prodotto, ma non c'è il prodotto dentro. Sta rubando scatole vuote. There. Why would you steal the display box? What? Vabbè, senti, andrà a casa, terrà un po' di scatole, vabbè. Don't you think a huge gumball machine would fit through that hole? And why would you steal? Ma perché devi rubare la macchinina, quella dove metti 50 centesimi giri ed escono le caramelle? Ma che cazzo di furto è? A huge gumball machine. Ma perché? Ma che cazzo di furto è? Ma non vale, ma che questa se è la prima volta che vedo Snorlax compiere crimini. No, io non è la prima, lo fa spesso quel furbacchione, ti assicuro, non è la prima volta. In the first place. Sorry to burst his bubble, but it eventually Arsenio breaks. Lupin. Some of the loot is still salvageable, so the candy crook starts collecting. Ma che cazzo se ne fa? Ma cosa? Ah, mica, per i 50 cent, ragazzi. Vabbè, ma cazzo, ma... Cioè, ragazzi, ma lì dentro ci saranno 20 euro in moneta, a dir tanto. Ma chi cazzo è che pensa di fare una rapina e rubare una macchinetta per le caramelle? Ma dai, cioè, ma fai prima veramente a chiedere l'elemosina. Cioè, ma scusa, ma quanto pensa che ci potrà mai essere qui dentro? Ma ci saranno 20 euro! Why just steal one car when you can create $100,000 of collateral damage? But not before lighting the loader on fire, he... Man who's a stolen from loaded... Caused over $100,000 in damage in the process. Another criminal who has no concept of space and time. Dice, l'ho aperto prima perché non riesco a aprirla. Not only does this guy fail to get in the door, he's not too great at getting into the car either. In the door, he's not too great at getting into the car either. No, in no, the door. No, ragazzi, no, ragazzi, non sono Vespa, è il pezzo di carta che ha di fianco. He's not too... Ragazzi, è il pezzo di carta che aveva sulla schiena. Una mascherina, la mascherina, la mascherina, la... Great at getting into the car either. Vedi, è la mascherina, un pezzo di... Ragazzi, che cazzo... Cioè, ma che cazzo... Cioè, guarda! È la mascherina, è il pezzo di carta! Che cazzo! Ma che cazzo! Ma che cazzo! Ma che cazzo! Once again, it's just not a great idea to post videos of you holding the cash you've just stolen. Showing off the cash that authorities say they recently stole. Ecco altri, ecco altri geni che rubano i soldi. If you love our videos, be sure. Tutti geniali, sono tutti geniali. Sono tutti geniali. I ladri che rubano e poi filmano, veramente, sono i miei preferiti. Oh mio Dio! Allora, adesso vediamo quale video osservare. Dunque... Scusate, mi sto divertendo un sacco con questo effetto! Ho trovato!